Buonasera agli amici di Dimmi la Verità, rubrica quotidiana di approfondimento del nostro giornale. Super ospite oggi per iniziare la settimana, il senatore Claudio Borghi della Lega. Buonasera, senatore. Buonasera a voi. Allora, Dimmi la Verità si chiama il nostro programma. Senatore, ci dica la verità. Come procede secondo lei la trattativa sul patto di stabilità in Europa? Insomma, quali prospettive vede? Ma allora, posto che qualche volta mi piacerebbe davvero esserci io lì a quei tavoli, così, giusto per movimentare un po' la scena, ecco, mettiamola così. Allora, il punto è questo, che una roba devono essere d'accordo in 27. Di solito di questi 27 ce ne sono alcuni a cui non interessa niente, perché tanto sanno che faranno in ogni caso quello che vogliono. E di solito questi sono i satelliti della Germania, no? O similari, quelli che devono in ogni caso portare fuori un qualche risultato di cui non sanno niente, ma che si spendono dal punto di vista elettorale, quindi paesi che fra un po' vanno alle elezioni e che a seconda della collocazione in geografica dicono: ah, abbiamo frustato questi, ci siamo imposti sugli altri, no? E così via. E poi quelli a cui importa veramente. Di solito quelli a cui importa veramente siamo più o meno quasi sempre solo noi. Perché, non so se avete notato, no? La Francia, tanto per dirne una, è stata... Noi ci facciamo tutti un sacco di problemi dicendo: oddio, se non ci approvano i conti, se i conti non passano, no? Se non avremo la promozione. Ecco, noi siamo stati, virgolette, promossi. La Francia è stata bocciata. Avete sentito la grande preoccupazione di Bruno Le Maire perché il ministro francese, perché i conti della Francia sono stati bocciati? Ma non se ne frega niente, ma perché comandano loro, sei tu. Esatto, hanno detto che se ne fregava. Quindi, facendo queste distinzioni, gli unici, secondo me, che devono prestare estrema attenzione a queste cose siamo noi. E secondo me noi non abbiamo nessun interesse a firmare un accordo che ci porterà a fare delle cose o a chiedere delle cose impossibili, perché poi oltretutto non potremo neanche più lamentarci. Capito? Ma l'abbiamo firmato noi, che c'è di che lamentarti? Per cui, insomma, io sinceramente spero molto che o si trova per miracolo un accordo che veramente va nella nostra direzione, oppure è molto meglio aspettare che scada la commissione, e chi se ne frega se a Bruxelles è pieno di gente che non vedono l'ora di chiudere un accordo quale che sia, perché così facendo si prende il bonus. Ma a proposito, ma non è poi strano fare una cosa del genere, cioè farla guidare un processo così importante da una commissione che poi è in scadenza? Cioè, che senso ha? Non è proprio strano, non è proprio strano affatto, perché temono quello che possa succedere, che potrà succedere in futuro. Temono che certe parti che in questo momento magari invece sono appunto della categoria disinteressate, diventeranno invece della categoria interessate ed attive, ecco. Quindi perfetto. Credo che l'intento sia tutto quello. Vedono nuvole nere all'orizzonte, ecco, però per noi queste nuvole non sono nere ma sono azzurre, ecco. Quindi questo fatto delle nuvole nere, io ora farei la battuta, ma queste nuvole nere poi sarebbero sempre voi cattivoni che vi siete visti a Firenze, ma siete proprio così cattivi, siete così cattivi. Noi, il cantiere, dal loro punto di vista sì, perché vogliamo una cosa differente, e quindi e poi immaginate un po', no? Alla fine, Carlo, io te la butto così, alla fine di tutte le trattative c'è un posto di lavoro. Tanta gente che si riempie la bocca dei destini del paese, del bene del paese, ha un unico interesse: il posto di lavoro suo e dei suoi collaboratori. Tutto il resto non gliene frega niente. Cioè, avete visto, avete presente i grillini, per intendersi, no, la scorsa legislatura? Sì. Si approvavano qualsiasi cosa, da Draghi in giù, che andava bene i vaccini, che andavano bene qualsiasi cosa, perché l'importante era riuscire ad arrivare, no, andare avanti alla prossima
fino Quanto è all'ultimo vero, della cosa. quanto è vero. Stessa roba in Europa, non è differente lì in queste cose, c'è un sacco di burocrati e così via che senza quelle loro poltrone non andrebbero da nessuna parte. Avete visto la brillante spagnola, no? Che sembrava che facesse tutto lei per ottenere chissà che cosa? Ecco, è riuscito a ottenere quello che veramente voleva ottenere, vale a dire la poltrona di presidenza alla BEI. Della E vi base. posso assicurare che, Banca Europea degli Investimenti, e vi posso assicurare che quella poltrona lì comporta, parte di noi poveri parlamentari, no? Sì, i privilegi e quelle cose lì, però abbiamo l'ufficio senza neanche più ormai uno che ci dia una mano, cioè un assistente o così di questo tipo, dobbiamo guardarci la mail da soli. Ecco, fare il presidente della BEI comporta avere fuori dalla porta ogni giorno qualche centinaio di questuanti che vogliono un finanziamento, che vogliono cose, e tu gli dici, tu sì, Il tu no, tu sì. potere. Quello è il potere. Claudio, ma un'altra cosa, insomma, un altro argomento sul quale tu veramente sei, insomma, un mastino di centrocampo, direi calcisticamente, il MES. Il MES. Io devo essere molto sincero, Identità e Democrazia può piacere, può non piacere, ma insomma continua a portare avanti le battaglie. È uno di quei movimenti che dopo le elezioni dice le stesse cose che diceva prima, ok? Tanto è vero che sono talmente tutti fascisti e antidemocratici che poi vincono sempre le elezioni, va bene? Oh, Da facciamoci. 10 anni, voglio far notare, perché la prima volta che sono apparsi questi signori brutti e cattivi, io li ho visti da vicino per la prima volta e non morsicavano, sono sincero, a Torino nel 2013, quando ero andato per il congresso della Lega che aveva nominato Salvini segretario, e per la prima volta aveva avuto l'intuizione, insieme con noi, di portare questa gente, no? Questi reietti dell'Europa. È Sì. solo che a furia di reiettare c'è un elettore che a un certo punto dice: ma scusa, ma io voto il PPE, voto il PSE, perché evidentemente se voto uno invece dell'altro è perché voglio avere una roba diversa, no? Certo. Però poi alla fine si mettono assieme e allora a un certo punto che ne è del mio voto? Allora se voglio cambiare, cambio davvero, cioè, vado anzi forse più in là, no? Dal punto di vista di quello che la mia indole vorrebbe essere. Ma almeno cerco di far sì che un cambiamento si veda. Diciamo che in questo momento, lo diciamo col massimo rispetto e anche comprensione per Giorgia Meloni, Giorgia Meloni si è democristianizzata. E lo dico senza ecco, dare un valore, diciamo così, né positivo né negativo a questa definizione. E sembra che il processo di democristianizzazione sia destinato a sfociare anche nell'approvazione del MES. Ma allora, dunque, io non credo che sia così. Io credo semplicemente che Giorgia Meloni stia impostando un tipo di governo che non è rivoluzionario, perché insomma, le rivoluzioni implicherebbero ben altri strappi, mettiamola così. Ma non è nemmeno, diciamo, di adeguamento alla vita del partito, al mondo del Partito Democratico. Quella stessa cosa che fa girare le palle agli elettori per l'Europa e che in Italia più o meno è sempre stata così, cioè alla fine io votavo per i 5 Stelle, no? Mi ritrovavo pure per i 5 Stelle, no? Quindi una roba assurda, e mi ritrovavo della gente, no? Che a un certo punto poi si metteva a governare col PD e faceva esattamente le stesse cose. Ecco, io credo che Giorgia Meloni non sia di questa pasta, e il fatto che il MES non sia ancora stato ratificato dopo un anno di pressioni che vi assicuro avrebbero schientato qualsiasi altro capo di Stato che non fosse Salvini, che insomma lui proprio per altri motivi, cioè Salvini è permeabile, no? Sì, di sì, sì. menta, queste cose, quindi diciamo che non è suo, ma per dire qualsiasi altro, diciamo, uomo politico ordinario, ecco, sarebbe stato incenerito, perché a un certo punto uno dice: vabbè, ma sapete cosa c'è? Se tutti vogliono questa cosa, se no altrimenti mi fanno, io, dato che voglio sopravvivere, gli do quello che mi chiedono, che è un errore gravissimo, perché secondo dopo si dà quello che si chiedono, è la stessa roba di dare la pistola in mano a uno che ti vuole sparare, non è che perché le sue richieste erano insistenti, allora se lo accontenti la tua vita dopo sarà.
No, peggio, poi dopo ti chiedono altre cose. Se lo Certo. accontenti, il secondo dopo che noi si approva il MES a Bruxelles, veramente cominciano a dire benissimo, adesso inizia la nuova partita, come facciamo a farglielo prendere? Esatto, Perché esatto. questo sarà ovviamente, e questo me lo dicono persone della mia intelligence privata, diciamo così, a Bruxelles, perché io un po' ne conosco tra ex colleghi e così Certo. via, che sono magari insospettati, ma sono dentro nel patto. E dato che, insomma, Giorgia Meloni può contare non sull'intelligence privata, ma anche su quella pubblica, sono convinto che fare queste cose le sappia, Però, insomma, ecco. ora come se ne esce? Perché Ma sembra. molto semplicemente non ratificandolo. Ma è così semplice. Cioè, sembrava che cascasse il mondo se non lo ratificavamo l'anno scorso. È passato un anno. È peggiorata la nostra storia. No, lo spread è sceso. La differenza con l'economia degli Stati, tutte le approvazioni che dovevamo avere l'abbiamo avuto. Il rating dei titoli di Stato è migliorato. Quindi non è che perché uno ti dice dammelo perché sennò altrimenti il fulmine significa che il fulmine cade davvero. Sono semplicemente delle squallide minacce che vengono tirate fuori per costringerci a fare qualcosa, solo che normalmente ci si cascava. Giorgia Meloni non mi risulta che ci caschi. Certo, se ci dovesse cascare sono pronto a rivedere il giudizio anche su di lei. Ultimissima domanda, componente della Commissione Bilancio del Senato, dove insomma si sta giocando tutta la partita della finanziaria, sembra veramente poi alla fine rispetto agli anni scorsi la cosa stia andando più liscia, oppure ci sono sempre richieste, proteste, questioni? No, va meno liscia purtroppo, perché forse magari nessuno si ricorda che il 3 ottobre del 2018 fu l'ultima volta che una legge di bilancio venne approvata per quella data, in modo tale da poterla passare all'altro ramo del Parlamento e chiudere in tre letture, no? In modo tale che tutti e due rami del Parlamento potessero avere la possibilità di partecipare a questa legge così importante. Invece in questo caso temo che la legge di bilancio, seppur senza gli emendamenti della maggioranza, ma che avranno degli emendamenti del governo e similari, boh, vediamo se si riesce nel miracolo di chiudere la settimana prossima, ma secondo me di sicuro sappiamo che dobbiamo chiudere per Natale, però per Natale significa che, per Natale, scusate, per fine anno, Sì. però per fine anno significa che va passata ai colleghi della Camera, quindi io temo che i colleghi della Camera dovranno, una volta mangiato velocemente il panettone e i tortellini per Natale, venire giù a Roma per chiudere la legge di bilancio Ratificare. fra Natale e Capodanno. Benissimo, ringraziamo davvero di cuore il senatore Borghi per essere stato con noi, grazie senatore. Grazie a voi.